Ed ora ascoltiamo la chitarra elegante e raffinata di Piera D'Adomo. Sì, è un gran bel piacere per me essere qui, ringrazio moltissimo gli organizzatori per l'invito. Vi presenterò un programma di autori che sono stati fortemente ispirati al repertorio folclorico popolare del proprio paese e al quale hanno dedicato degli studi molto approfonditi e appassionati. Il primo autore che vi presento è il brasiliano Heitor Villa-Lobos, che è considerato il più importante compositore brasiliano del Novecento. Vi suonerò tre dei preludi, dei cinque preludi che lui compose e pubblicò nel 1940, che hanno dei sottotitoli che non sono stati pubblicati ma che chiariscono molto la natura dei brani. Il primo preludio che vi suonerò, il numero 5, è dedicato alle fanciulle e alle ragazze, ai ragazzi che frequentano i teatri di Rio e la vita sociale di Rio de Janeiro, della società appunto degli anni 30. Il brano è articolato in varie sezioni, sentirete sempre che alla fine c'è la ripresa della parte iniziale, in tutti i preludi è così. Il secondo preludio, numero 1, è dedicato, scusate la pronuncia brasiliana, ao sertanejo brasileiro, che è l'abitante del Sertão, che è una regione molto arida e semidesertica. Quindi è intriso di malinconia e da una parte una sezione centrale molto vitale, molto gioiosa, che fa da contrasto con la parte iniziale. E l'ultimo preludio che vi suono, il numero 2, è dedicato invece ao malandro brasileiro. Malandro lo diciamo anche noi malandrino, è il ragazzo di strada. Quindi ha una prima parte molto ammiccante, molto così affascinante anche, una parte centrale invece molto torva e cupa e poi di nuovo la ripresa. Buon ascolto.
Thank you.